o si danno a leggere nelle chiese, devono essere fatte non dai testi originali, ma dalla Vulgata. È inutile che parlo poi della disputa tra Foscolo e Monti a proposito delle traduzioni perché riguardano Omero, ma comunque Foscolo naturalmente era per la traduzione libera che desse però, come dire, le idee dei classici di Omero in particolare, mentre Monti era un imitatore, e quindi c'è una disputa molto forte al riguardo. Giacomo Leopardi nello Zibaldone dice che un buon obiettivo per il traduttore è quello che l'opera originale deve avere, quella che deve avere sui lettori contemporanei. Ora veniamo all'attualità. L'attualità usa molto, c'è stato un ritorno ai classici, diciamo, nei nostri tempi, però questo ritorno ai classici è stato soprattutto un ritorno ai classici non nella loro lingua originale, bensì nella traduzione. E quindi la traduzione si va sempre configurando come la veste in cui il classico è diffuso, quindi conosciuto, anche rifruito, fruito, insomma, nella nuova creazione letteraria. Possiamo ancora dire, citando San Girolamo, nella prefazione al libro di Giobbe dell'Antico Testamento, questo solo so, che non potrei tradurre se non ciò che prima avevo capito. Quindi non c'è niente nella traduzione che prima non sia stato elaborato dall'intelletto. Tornando invece, dicendo di Don Matteo, questo sforzo straordinario che ha fatto, leggendo anche tutte le interviste che ha rilasciato ai vari giornalisti, una cosa ho colto: per lui, per Don Matteo, il concetto era questo, priorità sul pensiero formale, per non falsificare poi il pensiero originale. Ora di Don Matteo io penso che il professore voglia sicuramente più di me, che l'ho assistito, dopo ci traccerà, diciamo così, la biografia, però se continuo io, continuo vuol dire che intanto Don Matteo cominciò dai libri del Nuovo Testamento a tradurre la Bibbia. Perché? Perché questi 27 libri sono quelli più conosciuti, sono quelli più belli, sono i libri che parlano di Cristo, figlio di Dio, che per salvare l'umanità è sceso fra noi, è morto in croce, è risorto, ci ha riconciliati con Dio, no? E ha lavorato dal 1998, a volte si dice dal 97, per fare questa traduzione. E lo spunto, lui lo diceva sempre, ci teneva a dirlo pure nella prefazione dei libri che noi stiamo presentando stasera, che lo spunto gli era stato dato dal Concilio Vaticano II, dove nella Costituzione Dogmatica sulla Rivelazione dice la Chiesa cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle varie lingue.